non c'è nessuno. Siamo in diretta, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio amici della Libreria Esoterica di Milano e ben ritrovati qui sui nostri canali, eh, quindi pagina Facebook Libreria e eh, ovviamente il canale YouTube, sempre Libreria Esoterica Milano. Allora fatemi sapere se eh, si sente... Io ci sono il quinto bimbo. Ah, però che nickname! <ride> Poi ci spiegherai, eh, anche questo, questo nickname. Benvenuto, ben ritrovato e ben ritrovati a tutti. Allora, vedo che siamo già un bel gruppetto, uh, penso si senta tutto, tutto a posto e direi che possiamo cominciare la nostra, il nostro intervento di, di quest'oggi. Una puntata tutta dedicata alla casa editrice, che ormai sapete che... Eh, da, uh, dunque, sono passati quattro anni ormai uh, da quando Libraio Editore è, è nato, e quindi in catalogo abbiamo già una quarantina di titoli. e In realtà siamo veramente un, un vulcano di, di novità e di idee. E uh, insomma, da um, poco tempo abbiamo deciso di aprire una uh, collana, sperimentare una collana dedicata alla narrativa. Ok. Ovviamente una narrativa che eh, non poteva che essere eh, a tema, quindi a tema esoterico, quindi romanzi iniziatici, romanzi eh, che in un certo senso eh, rispecchiano un po' le, le atmosfere e i temi che ci piacciono tanto. Ehm, vi ricordo anche che da poco, fatemelo dire perché sono orgogliosissimo, magari l'avete già visto, ma per chi ancora non l'avesse visto, eccolo qua, è uscito il libro rosso uh, in edizione super deluxe, super uh, limitata, guardate che bello con le luci che si vede bene l'oro, Eliphas Levi, Ortenzio Flamel, uh, poi c'è un certo Andrea Pellegrino che ha curato tutte, tutte le note, non lo diciamo, e uh, insomma è uscita questa edizione veramente speciale in 200 copie uh, numerate disponibili appunto in, in libreria sul nostro sito, quindi scriveteci oppure ordinatelo online e poi magari faremo anche una diretta per parlare di questo. Ma in questa giornata così piovosa e così eh, d'atmosfera in realtà per, per questo tema, oggi volevo parlarvi eh, di appunto, come stavo dicendo, un romanzo che eh, abbiamo pubblicato, è un romanzo del Settecento ed è questo qua, si chiama Il diavolo innamorato. Un romanzo di uh, un autore francese, Jacques Casseux, che uh, oggi, appunto, uh, volevo un po' svelarvi qualche curiosità inerente appunto questo, uh, a questo libro. In realtà non mi dilungherò tanto perché è un romanzo, quindi più che da parlare, c'è cioè, veramente da, uh, da leggere e conoscere la, la storia. Però secondo me può essere interessante fare una riflessione anche sul periodo storico e sull'esoterismo appunto vissuto in quel tempo allora io vi ho preparato qualche immagine, vediamo un po' eccolo qua questo è il nostro eh, autore appunto eh, Jacques Cazotte che eh, è, una, è un autore francese, uno scrittore una, un intellettuale Fedelissimo a Luigi XVI che morì eh, ghigliottinato durante il regime del Terrore, che quindi è la fase più eh, violenta no, della Rivoluzione francese, dove si ebbero veramente tantissime eh, condanne eh, a morte. Bene, con Il diavolo innamorato, quest'autore si è guadagnato in realtà un posto nella letteratura, grazie proprio alla sua capacità di documentare nel romanzo la. Contaminazione del, del pensiero settecentesco con uh, l'irrazionale, il grottesco, il magico che di lì a poco sarebbe poi sfociato con uh, il romanticismo. Ok? E quindi io direi proprio di uh, iniziare questo piccolo uh, percorso cercando di mh, analizzare proprio la figura del diavolo che esce da questo romanzo. Cioè questa storia si svolge a Napoli, siamo nel 1700 durante la dominazione spagnola, e il diavolo cerca di impossessarsi dell'anima del giovane eh, Capitano Alvaro, ok? E per poterlo fare si trasforma in questa bellissima donna, eh, questa bellissima ragazza, biondetta, e cercherà di accaparrarsi l'anima del nostro giovane protagonista, con tutti gli artifici possibili e immaginabili. Bene, però all'interno della, della storia a un certo momento accade l'imprevedibile, cioè il diavolo, effettivamente questa donna diavolo, si innamora del capitano Alvaro. E quindi qui nasce proprio una, eh, come dire, una questione importante, cioè anche il principe del male, il signore del male, delle tenebre, è in grado di provare amore? Ok? E cosa farà quindi il nostro protagonista quando uh, si renderà conto no? che in realtà eh, il diavolo è innamorato di lui e quindi eh, non vuole più la sua anima per eh, dovere diciamo così di diavolo ma eh, in realtà eh, la vuole perché è, è innamorato allora una eh, riflessione appunto su uh, questo periodo storico quindi il XVIII secolo bene dovete sapere che gli uomini in questo secolo in realtà molto civile, non credevano quasi più in Dio, ma credevano ancora nel Diavolo. Sembra una dicotomia, ma è così. Però bisogna eh, anche aggiungere che eh, se credevano in Lui, quindi nel Diavolo, non lo temevano più. Cioè, lo eh, vedevano più che altro privo di quella eh, ferocia, di quella terribilità che, per esempio, San Pietro esprime meglio di chiunque altro nella, nelle sue epistole no? quando uh, lo descrive come eh, il diavolo una, un leone ruggente che va uh, attorno cercando uh, chi possa sbranare e divorare. Bene, per gli uomini del Settecento uh, che hanno letto in realtà uh, Voltaire, uh, Diderot, Dessade, uh, il diavolo, e che comunque hanno, ricordiamoci uh, che anche questo è il periodo dell'enciclopedismo, quindi la grande enciclopedia che voleva eh, raccogliere in un unico volume eh, tutto lo, lo scibile il e il sapere umano, quindi i grandi letterati, i grandi intellettuali si de dedicarono molto a questo progetto. Bene, per tutti questi letterati, per tutti questi intellettuali, ma anche per la gente comune, in questo momento storico il diavolo è poco più che un giocattolo. Viene scomo eh, scomodato continuamente con evocazioni alle quali lui non può sottrarsi. Eh, lo, lo, lo prendono e lo, lo stringono tra le maglie di questi eh, incantesimi, di queste formule magiche. Lo rinchiudono in cerchi nei quali non può più uscire. Eh, gli propongono addirittura mh, ridicoli enigmi e pretendono soprattutto da lui qualsiasi servizio eh, tra anche più singolari e eh, impensati. Quindi. Eh, veramente questo povero diavolo ha fatto una brutta fine, no? Eh, quindi, da grande minaccia e tormentatore di anime come nella visione medievale o rinascimentale, bene con l'illuminismo, insomma, questa aura di negatività viene un po' ridicolizzata. Addirittura a Parigi quello di evocare il diavolo era diventata una moda, quasi eh, una sorta di gioco di società. In un clima come questo. Pullulavano gli alchimisti, maghi, degenti, taumaturghi e cialtroni di ogni tipo, no? Uh, quindi mh, scacciato, diciamo così, alle porte dall'illuminismo, quel desiderio di ignoto, che è alla base poi, dell'animo dell umano, in realtà questo desiderio rientra trionfante dalla, dalla finestra: diciamo, esce dalla porta e rientra dalla finestra. E si traduce in una immensa credulità. Okay? È il periodo in cui eh, la gente, per esempio, non faticava a, uh, a cercare eh, il, il misterioso Saint Germain no? e eh, la sua filosofia. Eh, è il periodo di Mesmer e eh, quindi del magnetismo eh, animale. Eh, è il periodo di Cagliostro, un, un grande. Personaggio pazzesco no? che eh, insomma, si è sempre posto ai limiti tra, tra il genio e la, la cialtroneria, insomma, c'era tutto questo marasma di credenze ancora eh, irrazionali. La cosa strana è che, eh, se ci pensiamo, in realtà, fenomeni di questo tipo non si verificano che in momenti di grande fervore religioso. Il fatto è che il Settecento. Non è un secolo religioso. Quindi queste avventure diaboliche vanno eh, intese come proprio una reazione alla filosofia razionalista che dopo aver fatto piazza pulita di tutte le credenze religiose e eh, non ha saputo mettere nulla al loro posto. E quindi al posto di queste credenze religiose nasce appunto questa attrazione e questo riemergere no, per... Uh, il pensiero magico, uh, rimergere che poi troverà il suo apice appunto nel secolo successivo che è quello del uh, romanticismo. Uh, diciamo che quindi in un secolo che in realtà è anche abbastanza, come dire, superficiale, no? uh, perché eh, il diavolo fa... Uh, come dire, diventa proprio epitome di superficialità. Sa cioè, essere leggero, un po' come in questo libro, grazioso, galante, bazzica volentieri nei salotti. Eh, insomma, aveva vissuto veramente momenti migliori no? nella storia e nella eh, letteratura. Addirittura nel romanzo, gli eh, diavolo innamorato, dopo un misero tentativo di spaventare l'evocatore, quindi il nostro protagonista Alvaro, e gli si rassegna a presentarsi sotto le forme di un cane. E infatti volevo leggervi proprio questo, questo pezzo che cerca di mostrare anche il lato più uh, debole no? di, di, questo, di questo diavolo. Vi faccio vedere l'illustrazione, perché noi abbiamo pubblicato proprio uh, l'edizione con i disegni Dell'edizione del 1845 di Edouard Dumont. Ecco qua, guardate un po'. Ecco qua, questo è proprio il momento uh, nel quale appunto il protagonista si accinge a evocare uh, il diavolo per la prima volta. E vi leggo proprio questo, questo pezzettino. Un po' rassicurato dalle mie riflessioni, mi accoccolo piegando i reni. Poi mi alzo, pronuncio l'evocazione con voce chiara e sostenuta e rafforzandone il suono chiamo per tre volte a brevissimi intervalli Belzebù. Un brivido trascorreva per tutte le mie vene e i capelli mi si rizzarono sul cranio. Avevo appena finito e una finestra a due battenti si spalanca proprio dinanzi a me, in cima alla volta. Un torrente di luce più abbagliante di quella del giorno si precipita giù da. Da quell'apertura. Una testa di cammello orribile, tanto per le dimensioni quanto per la forma, s'affaccia alla finestra. Notai soprattutto che essa aveva smisurate le orecchie. L'odioso fantasma apre la bocca e, con un tono che andava d'accordo con tutto il resto dell'apparizione, mi rispose: con Questa domanda: Che vuoi? Tutte le volte, tutti i cunicoli. Dei dintorni riccheggiavano a gara quel terribile che vuoi. Non saprei descrivere la mia situazione, non saprei dire cosa mi impedì di cadere svenuto dinanzi a questo quadro, e perfetto del rumore ancora più spaventoso che rimbombava nelle mie orecchie. Sentì la necessità di richiamare le mie forze. Esse parevano sul punto di sciogliersi in un sudore freddo. Feci uno sforzo su di me. Bisogna credere che la nostra anima sia ben vasta e abbia in sé prodigiose energie, una moltitudine di sentimenti, di idee, di riflessioni sfiorano il mio cuore, passando per il mio spirito, impressionandoli all'unisono. Ma intanto la rivoluzione si operi, ed ecco padrone del mio terrore, fisso arditamente lo spettro. E tu temerario, che cosa pretendi mostrandoti in questa forma orribile? Il fantasma esita un momento. Tu mi hai chiamato, dice con tono di voce più basso. Quando mai lo schiavo cerca di spaventare il suo signore? Se vieni per pretendere i miei ordini, assumi una forma conveniente e un tono sottomesso. Padrone, mi dice il fantasma, sotto che forma mi presenterò a te per esserti gradito? La prima idea che mi venne in testa fu quella di un cane. Per cui, vieni, gli dissi. In figura di spagnolino. Avevo appena dato quell'ordine che lo spaventoso cammello allunga il collo dei 16 piedi, abbassa la testa sino a mezzo al salone e vomita uno spagnolino bianco dal pelo fine e brillante e con le orecchie pendenti sino a terra. La finestra si è chiusa, ogni altra visione è scomparsa e sotto la volta, sufficientemente illuminata, non restiamo che il cane e io. Diciamo che questa è. La, la prima, le prime due, in realtà, manifestazioni appunto della, della, del demonio in questo trattato. Quindi, all'inizio prova questo diavolaccio a manifestarsi con una, una, eh, così una sembianza spaventosa, no? questo cammello enorme. Poi l'evocatore prende coraggio e lo, lo intima a eh, mostrarsi sotto forma di cane. E poi, appunto, si trasforma in questa ragazza eh, bellissima che eh, all'inizio deve travestirsi da, da uomo per non farsi riconoscere, che è biondetta e che quindi eh, cercherà in tutti i modi di eh, sedurre il nostro eh, protagonista. Bene, eh, diciamo che il secondo punto che eh, volevo mh, affrontare è il rapporto tra l'autore e le scienze occulte. L'idea di scrivere Il diavolo innamorato fu suggerita da eh, Jacques Casseur, come eh, dice egli stesso, no? in una nota in realtà, della seconda edizione eh, del eh, de, de, de suo romanzo, da un passaggio di un autore che in realtà non ci ha dato sapere il quale, che però mh, parla delle astuzie che il diavolo mette in atto eh, quando vuole sedurre. L'autore raduna quindi queste astuzie eh, nelle quali proprio i principi morali ed etici fanno a botte e sono alla, messi veramente alla prova con le, le passioni e eh, con appunto la, i sentimenti, le emozioni e il vizio. Quindi l'autore stesso afferma che l'anima è il campo di battaglia di questa tensione amorosa e quindi... Diciamo che i, i due protagonisti, i due sentimenti che eh, prendono il via a questa avventura, fanno prendere il via questa avventura sono proprio eh, la, eh, la curiosità da una parte e l'azione eh, dall'altra. Tuttavia, però, l'autore non sembra darsi granché pena no? di studiare le nozioni di demonologia, nel senso che la sua ignoranza tra virgolette in materia si rispecchia in un personaggio che eh, è quello della, del dottor eh, Quabricornus che eh, si limita a citare eh, come demonologhi autorevoli del suo tempo il Becker che è veramente esistito e quindi autore del mondo incantato e il Baudin che è eh, l'autore della demonomachia. Però in realtà l'autore qui sembra ignorare completamente dei uh, trattati molto molto più importanti che ebbero uh, molto più successo e che erano sicuramente conosciuti ai suoi tempi. Quindi, uh, da una parte, per esempio, la pseudomonarchia dei demoni, il malius maleficarum, insomma, non facendo a, a questi trattati. Uh, tra l'altro, proprio quando si parla di, uh, di Kabbalah, quindi. Uh, di scienze esoteriche, uh, il protagonista uh, del libro sembra um, sì voler sperimentare, uh, voler imparare, ma uh, come dire non uh, volersi addentrare più di tanto poi in, uh, in questi misteri. È un po' quello che ha fatto l'autore proprio mentre scriveva questo, questo libro. E infatti, a un certo punto. Questa imprecisione si vede anche quando Biondetta cerca di spiegare ad Alvaro la sua natura e confida appunto al, al giovane di essere una silfide, cioè una, uno spirito dell'aria. Bene, noi sappiamo che nella tradizione eh, esoterica, classica, eh, medievale e rinascimentale, il, eh, gli spiriti degli elementi erano quattro, no? quindi aria, terra, fuoco e acqua. Quindi uh, le silfidi per l'aria, le ondine per l'acqua, gli gnomi per la terra, e il salamandre per, per il fuoco. Questi erano la, gli spiriti. Bene, però, nella sua descrizione, in realtà, è, diciamo così, la, 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 la protagonista, quindi Biondetta, è molto molto eh, imprecisa. Guardate, vi faccio, vi leggo questo, questo piccolo passaggio. Allora. Questa è lei che parla, quindi la donna diavolo. Quando ebbi preso un corpo, Alvaro, mi accorsi di avere un cuore. Ed io, e io vi ammirai, vi amai. Ma che cosa avvenne in me quando vidi che voi non provavate nei miei riguardi che ripugnanza e odio? Io non potevo né cambiare né pentirmi, soggetta a tutti gli inconvenienti cui sono soggetti gli esseri della vostra specie esposta alla collera degli spiriti, all'odio implacabile dei negromanti che avevo attirato su di me e per giunta priva della vostra protezione. Io diventavo l'essere più disgraziato che vi fosse sotto la cappa del cielo. Che dico, io lo sarei ancora senza il vostro amore. Le mille grazie splendenti sul suo volto, il suo gesto, il suono della sua voce si aggiungevano al prestigio di questo interessante racconto. Io mi capacitavo assai poco di quel che udivo, ma aveva forse qualcosa nella mia avventura di cui si potesse facilmente capacitare? Tutto ciò mi sembra un sogno, questo è Alvaro che parla, eh? dicevo tra me e me. Ma che altro è la vita umana? Io sogno in modo, io sogno in modo più straordinario che altri, ecco tutto. Non l'ho forse vista io come gli occhi? mentre attendeva ogni soccorso dell'arte medica, giunta quasi alle porte della morte, dopo aver attraversato tutti i gradi della spostatezza e del dolore. Beh, se l'uomo fu all'inizio un insieme di fango e acqua, perché una donna non potrebbe essere fatta di rugiada, di vapori terrestri e di raggiante luce, dei, dei frammenti di un arcobaleno condensato? Dove finisce il possibile? Dove comincia l'impossibile? Questo è lui che quindi si interroga sulla natura no? di questo essere uh, spirituale, di questo essere eh, che non ha nulla di umano, che è troppo bello per essere vero. No? E quindi lui inizia a porsi veramente delle domande: ma è veramente il diavolo? Oppure eh, io mi sto sto provando, no? de, de, de... non può essere un qualcosa di così negativo, di così eh, brutale. Io poi non vi voglio spoilerare niente, bisogna poi vedere eh, come reagirà il nostro protagonista quando Biondetta quindi eh, mostrerà a lui le sue vere parvenze. Uh, beh, sicuramente l'autore uh, di questo libro ha condensato veramente un, un pensiero molto molto interessante nel Settecento ricordiamoci che poi il Settecento è anche il periodo dove eh, nascono le logge massoniche nel no? 1717 a Londra e poi man mano la massoneria si espande un po' in, in, in tutta Europa e eh, un paio d'anni dopo la pubblicazione del romanzo effettivamente eh, l'autore inizia a Frequentare circoli esoterici, a frequentare eh, appunto salotti dove si parlava di, di, di esoterismo, eh, massoneria e soprattutto, eh, ovviamente, anche nell'elite eh, più. Mh, agiata no? di, de, del periodo, insomma tutti facevano un po' a gara per essere accettati no? in, questa, in queste logge massoniche, addirittura si impegnavano e cercavano di ottenere i gradi eh, più alti. Eh, quindi sicuramente poi la vita eh, dell'autore eh, dell che eh, si interromperà nel 1782 per morte in ghigliottina poi ha approfondito appunto questi aspetti del, dell'esoterismo. Quindi, sicuramente è una lettura mh, leggera, in realtà, apparentemente leggera, perché comunque eh, contiene in sé eh, delle, delle belle metafore e eh, delle, come dire, dei precetti morali molto, molto interessanti sul concetto di vizio e eh, di virtù, sul concetto di tentazione, e è anche divertente vedere appunto questo diavolo bistrattato che. Da principe dell'inferno, in realtà è costretto a eh, mostrarsi eh, sotto forma di, uh, di donna così remissiva, gentile e pre premurosa per portarsi via l'anima appunto della, del, suo, del suo soggetto. Allora, um, come dicevo, il, il libro è illustrato, quindi c'è un bellissimo apparato iconografico. Ve lo faccio vedere, guardate un po'. Ecco qua. E sono le illustrazioni appunto di Edouard de Dumont, che è questo autore, um, artista, xilografo eh, francese, vi faccio vedere anche qualche altra pagina. Ecco qua. Quindi è molto bello vedere anche il supporto visivo nel, nel, nel romanzo. E per concludere vi dico, mh, questo racconto è, per, è prima di tutto, e qui mi rifaccio proprio alla sinossi che trovate sul retto della copertina, un divertimento brillante ed equilibrato, nitido di linee, di luci, di toni, piccante nella sua bizzarria il diavolo innamorato è un'opera d'arte e come tale vive ancora una misteriosa storia d'amore avvolta in atmosfere magiche, soprannaturali e diaboliche. Vi consiglio veramente di leggerlo e di acquistarlo, lo trovate ovviamente nel nostro shop e sul sito appunto www.libraioeditore.com dove eh, potete vedere appunto tutto il nostro, eh, il nostro catalogo. Vi ricordo in conclusione anche l'uscita appunto del, del libro rosso, questo è veramente un pezzo da, da collezione per tutti eh, gli appassionati, poi eh, insomma ci ritroveremo anche in diretta per, per parlare di quello. Io spero di avervi tenuto compagnia e eh, di avervi incuriosito nella lettura di questo romanzo e ci vediamo prestissimo sui nostri canali. E mi raccomando continuate a seguirci buon pomeriggio a tutti e buona serata ciao